tutti Toretti e benvenuti in questo quarto episodio qua sulla carriera sul Pure Farming Simulator 17, cioè scusate, 2018. Sì, l'abitudine con farming si fa sentire. Comunque, ho scoperto come fare a recuperare, cioè portare il fertilizzante. Praticamente dovete andare in un punto col pick up, lo acquistate, praticamente guardate che figata, vi carica i sacconi e ho contato, sono effettivamente 9, adesso sono 8 perché non l'ho già scaricato. Voi avvicinate qua e con questo tasto più A scaricate. Li abbiamo scaricati tutti, sì. Ora invece andiamo a fare un attimo una cosa. Allora, mi sono portato un pochettino avanti con questa farm. Praticamente il campo, questo qui, ecco, mi sono comprato il vigneto. In teoria dovremmo usare lo stesso macchinario per raccogliere sia le olive che le viti. Ho esplorato un po' la zona, infatti mi sono visto, mi pare questo campo qua, mi pare, è olive, sì, esatto. E ho scoperto come fare ad acquistare un campo. Praticamente voi passate in mezzo al, cioè dovete proprio stare vicino al campo, fermi, e poi c'è con la Y del joystick dell'Xbox, praticamente potete acquistarlo. Ora usciamo un attimo, sento un sacco di audio di gioco, ma spero non dia troppo fastidio. Dobbiamo andare avanti un po' il tempo, che qua adesso dovrebbe darci il primo raccolto, vediamo. Il 96%, sì. Allora devo spostarlo, vabbè, mettiamo a 6%, 600. Ok, allora cresce. Ok, in teoria adesso qua possiamo cambiare cultura. Impiego 2 giorni per crearvi un bancale, quindi ok. E la vite l'ho pagata un sacco, sapete? In teoria questo è a posto e devo capire come spostarlo. Allora vediamo un po' se ci lascia con il pick up. Sarà difficile, però scarica cosa? Vediamo. Deposito è pieno. Ah, ok, perfetto. Sì. Carichiamo questi e ora dove li portiamo? Abbiamo, se non mi sbaglio, cavolfiori, una cosa del genere. Comunque, andiamo qua. Guardiamo enciclopedia. Allora, serre. Allora, per inizio. Allora, ok. Cavoli. No, sono cavoli questi. Allora, terminato il ciclo, puoi scegliere quale verdura far crescere. No. No, qua non c'entra, dobbiamo andare sotto. C'era altro, stoccaggio del raccolto, grani sì, depositi di patate sì, frutta e verdura. Depositi per frutta e verdura forniscono migliori condizioni per la loro conservazione. Allora, puoi trovare in alcuni punti della mappa e per utilizzarli non è necessario acquistarli. Per mettere frutta e verdura nei depositi basta fermarti al cancello principale, anche raccoglierli è molto semplice. Fermati al cancello principale e scegli il prodotto che vuoi raccogliere. Ok, però non so se è giusto, quindi andiamo su frutteti. Ok, ah, qui non ci dice, no scusate, non è frutteti, sulle serre, passo dopo passo. Ok, e poi potete portar via. Ok, possono essere venduti per esempio al mercato. Ok, andiamo a vendere stavolta, quindi mappa, cerchiamo il mercato. Centro di acquisto e mercato alimentare, che eccolo qua. Mettiamo il segnalino e andiamo a provare a vendere i primi raccolti. Comunque gran figata sto pick up, va un sacco, non so se avete notato, ma viaggia veramente molto. Comunque sì, prossima volta, no vabbè, non voglio dire subito prossima volta. Spero che vi stia piacendo questa serie, è un gioco molto particolare che ci sta alla fine. Ha vari aspetti, cioè i modelli fantastici, tante cose fatte molto bene. Ok, qua lascia il veicolo, no, mercato alimentare. Dobbiamo scendere per forza. Mercato alimentare, vabbè. Ah ok, pomodori, cavoli. Poi ci dice di andare, no, ma è qua dentro. Esatto, lascia il veicolo, vendita del macchinario, no, cassette, vediamo un po' se ci lascia fare qualcosa. Potevo cliccare anche dentro, adesso andiamo qua, proviamo. Se non è qua non ho proprio l'idea di dove posso. Ok, vendi, venduti per 500 euro, mi sono venduto cavoli, ok, 500 euro per i cavoli, praticamente
Basta andare lì e sì, è un po' particolare perché non vi dice subito come fare. Magari c'era scritto anche in F1, magari no. Comunque questo muro gli ho fatto un sacco di volte la fiancata a Landini. Non avete idea di quanti danni avrà Landini soltanto per quello. Comunque, devo dire che ci sta come cosa la sera. Occhio a questa piantina perché veramente vi demolite il mezzo. Ma tra l'altro, già che ci siamo, mi manca la crescita allora. Cambia cultura. No. In teoria lui va avanti a Brodur. Vediamo un po'. Manda avanti il tempo. Sì, va avanti a produrre sempre i cavoli, quindi va bene. Cioè, perché se spendo 1000 euro per cambiare cultura. Aia, 1000 euro per cambiare cultura non ne vale affatto la pena. Comunque, cioè, potrebbe caricarne di più i cavoli, eh. Cioè, su sto pick up volendo ci sta molto di più. Adesso non ricordo. Occhio. Vabbè, stiamo demolendo il nostro pick up, vedete? Comunque, non ricordo se scorsa volta vi avevo fatto vedere che mi ero comprato un nuovo trattore. Comunque adesso ve lo farò vedere, mi sono comprato praticamente il JCB che costava 0 euro. E adesso mi metto un'altra idea, ovvero cambiare questo e comprarmi il Mitsubishi, quello del DLC e praticamente colorazione gialla, non so se cambia tanto, non cambierà nulla, scusate. E costa 0 euro, vendendo questo facciamo un po' di soldi, perché non è che siamo proprio ricchissimi. E ci sta come cosa. Poi ho notato che avendo acquistato il JCB, se ne volessi comprare un altro, quello lo devo pagare. Praticamente ho preso il JCB colorazione nera. Vediamo un po'. Andiamo un po' avanti. Carichiamo. Ce ne sono ancora 3, 6, 9, 10. Mamma mia, cioè devo fare anche un viaggio singolo per una cassetta. Piuttosto le lascio lì ad accumularsi. Cioè faccio questo e poi basta. Tra l'altro, occhio. Ok, facciamo una bella screen qua davanti alla casetta. Dai. Ho scoperto che c'è un tasto per fare le screen. Praticamente devo fare così. No. Scherzo. Guardiamo nel menu. Attiva e disattiva comandi. Ok, capito. Così. E già che ci sono, gli facciamo una bella screen al nostro pick up. Spero che le faccia. Ok, con F10. Bellissima la targa, molto. Cioè, molto. Hanno molta inventiva gli sviluppatori. Gli è andato AAA 000. Vabbè, meglio che 1, 2, 3, 4. Mi è venuto in mente 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 perché mi sto guardando una serie TV. Cioè, non so se. Se vi ricordate, ma io mi guardavo, scusate, Game of Thrones e Vikings. Adesso ho iniziato una nuova serie TV che è la Casa di Carte, veramente una gran figata. E c'era appunto un pezzo, c'era iniziata in questi giorni e c'era appunto un pezzo in cui, per chi l'ha già visto i primi episodi, c'è il PIN dei telefoni 1234, veramente tanta inventiva. Allora, adesso direi che il pick up. Vabbè, io lo lascio qua. No? Ahia, ancora l'ho preso dentro. Impiega appunto 2 giorni la serra. Se non mi sbaglio, l'uliveto ne impiega di più, tipo 3. No, vuole andare su. Eccolo qua, il nostro JCB che mi sa che. Eccolo qua. Mi sono comprato anche il carretto per quello che è un po' di soldi. Comunque mi pare di avervelo già fatto vedere scorsa volta. Adesso a sto punto non abbiamo più nulla da fare. Quindi, bellissimo comunque il JCB. Praticamente allora abbiamo questa parte, livello acqua, vabbè, 70%. Ecco il deposito d'acqua, fatemi sapere cosa significa. Perché, boh, non ho proprio idea. C'è l'acqua in più quando piove, potrebbe essere, non lo so, perché a livello dell'acqua è l'acqua che gli diamo. Vabbè, comunque nulla. Mentre qua, come vedete, è tutto a posto, l'ho sistemato 100%, 100%, vigneto numero 4. Allora, volendo adesso, guardando sulla mappa, noi possiamo andare. Voglio un attimo andare a visitare questo punto qua, centro logistico.
per capire un po' come funziona. Poi qua cos'è che sarebbe? Azienda vinicola 1. Ecco, le aziende vinicole in teoria sono punti in cui voi potete stoccare il vostro tipo qua vinicola, portate l'uva. Avete qua appunto campi d'uva, esatto. Adesso vi faccio vedere, qua due oliveti, qua un altro campo d'uva. I due oliveti, ecco, voi prendete e li portate qua. Tra l'altro, no, deposito, no, scusate, questo qua è ancora uva. Abbiamo 50 tonnellate? No, è impossibile. Ecco, questo qua è il nostro po', 16 tonnellate. Ma mi sa che è la capienza massima, sapete? Perché ne abbiamo già 10. Eh sì, è la capienza massima, deposito olive 50 tonnellate. Praticamente voi, cioè i depositi potete, sono vostri. Noi abbiamo questo campo d'olive, le portiamo qua e le depositiamo, poi dopo le porteremo a vendere. Questo qui invece è un capanno, ok, questo 3000. Ok. Qui c'è lo strato, c'è l'auto, benzinaio, autolavaggio. E qua deposito di olive. Questo qua invece è un deposito, una fabbrica di olive. No, andiamo a farci un giro con il trattore, dai. No, scusate. Dai, tanto oggi è un po' una giornata così. Abbiamo venduto un po' di cose e ora andiamo un po' a esplorare la mappa perché sono proprio curioso di capire un po' come funzionano certe cose. Guardate che belli però i. Cioè, scusate ma i tasti qua. Cioè, guardate che figata questa casetta. Non so voi, ma ho appena finito di registrare la seconda puntata della Poland Farm e veramente quei muri mi richiamano molto quello. E poi una cosa che non vi ho mai fatto notare, guardate le strade come sono fatte. No, ancora, sono fissato questo tasto. Guardate le strade, qua tutto bello regolare. Vabbè, qua c'è il concessionario tra l'altro, costa molto di meno i mezzi. Questo qua sembra un tombino, sì, guardate qua, una riga dove hanno scavato e messo, sembrerebbe cemento, vediamo. Adesso non riesco a vedere bene, comunque scendiamo e vediamo meglio. Sì, sembra cemento, qui invece hanno riasfaltato il pezzo, hanno tappezzato. Veramente una gran figata, cioè poi se guardate. Più avanti c'è una cosa del genere, molto uguale. Vabbè, sì, questo è un tombino. Qua proprio le crepe nell'asfalto. Comunque questo qua, il distributore, è quello, l'autolavaggio. E qui c'è tutta la stessa roba, ma messa in modo diverso. C'è prima questo, poi è diverso. Bello questo campetto, cioè ci sono dei campi veramente fantastici. Veramente complimenti agli sviluppatori perché hanno fatto un gran bel lavoro. E poi, non dico che farming sia da meno, però qua ci sono ben 4 mappe, ok? Che magari saranno più piccole, però 4 mappe ci sono. Fabbrica di olive, vediamo un po'. Praticamente penso che qua si venga a vendere. Credo proprio di sì. Vediamo un po', sganciare. No, non posso sganciare. Comunque penso sia una sorta di punto vendita per le olive. Comunque me lo son comprato anche perché è quello con la velocità massima. Ah, e tra l'altro guardate in basso, cambiate l'unità di misura, ci sono chili e litri. Ora andiamo a bordo del pick-up, apriamo anche la mappa. Ok, stavolta ho azzeccato. Comunque è molto comodo la nostra serra qua, dobbiamo andare qua, perché qua ci si può trasferire sulle varie mappe e a breve magari cambieremo mappa, Perché allora, la mia idea era quella di stare soltanto qua. Però, occhio che qui pesto giù delle quelle botte. Aspettate, voglio vedere se tocca giù il muso oppure no. Soltanto. Lo tocca giù. Cioè, soprattutto qua. Cioè, guardate che roba. No, stai fermo. Bel pick up. Cioè, guardate qui. Tac. Riesco a mettermi bene in visuale. C'è il palo di qua. Ok, da questa no, forse. C'è l'erba. Praticamente, vedete, tocca proprio. Sì, bisogna stare molto attenti e dovrò dargli anche una lavata a sto pick-up. Sembra un furgone per andare a fare rapine. Comunque, questo cos'è? Ah, lavaggio manuale. Proviamo un attimo. Dai, questo episodio è un po' così. Volevo farvi vedere che vendevo le cose. E poi alla fine è andato a finire così. No. Bello. E anche l'acqua che si. Un effetto molto particolare.
a posto, dovete appunto andare a sganciarlo, no? Come farming. Ancora sporco? Sì. Guardate lì che è un po' sporco. Archivement sbloccato. Anche se dietro lì sembra un po' sporco. Ah, beh, il cassone. Sì, ok. La carrozzeria ce la pulisce bene, il cassone non troppo. Ora andiamo al punto che in cui dovevamo andare. E tra l'altro c'è anche un'officina. Ahia. Fortuna che c'è lì l'officina. Comunque, come stavo dicendo, si potrebbe andare a esplorare. In particolare, vabbè, l'America magari no. In particolare la Colombia, cioè scusate, il Giappone e la Colombia. Principalmente prima il Giappone. Perché poi anche qui ho scoperto che ci sono solo ulivi e viti, quindi sarà difficile fare altro. Allora, questo qua, Logistics Center, credo sia il punto per andarcene di qua, dall'Italia. Guarda che bello questo. C'è stato tanto di mappa. Ah, non ci fa. Cioè, non può proprio saltarlo per l'omino, quindi è un po' brutto. Sa tanto di mappa tipo di Counter-Strike. Vabbè, viaggia. Praticamente qua possiamo arrivare con 1000 euro e possiamo andarcene. USA, Colombia, Giappone. Germania anche, vero? Però Germania mi pare ci sia soltanto un campo. Ok. Possiamo scegliere i veicoli. Però direi di no per ora. Dobbiamo ingrandire la nostra azienda. Se caso magari farò un po' di raccolte per conto mio. Poi prossimamente andiamo a fare qualcos'altro. Per ora abbiamo soltanto un'officina e un capannone. Campi abbiamo una serra, due campetti. Vignette non li vedo. Veicoli vabbè. I dispositivi vabbè. Notifiche, vediamo se qualche altra cosa. La serra, ok, 12% in 20... Ah, praticamente in un giorno vi produce tutta la serra. Non in due. Allora in due al campo. No, scherzo. Ah, la serra in 24 ore e i campi in 3 giorni. Ok, capito. Comunque ragazzi, è stato un video molto particolare questo. Quest'oggi abbiamo... ci siamo goduti il nostro pick up. Vi faccio vedere un attimo una cosa. Negozio veicoli. Trasporti. Ecco, volendo lo possiamo vendere per costa 30.000 euro nuovo, quindi non so quanto ci possa costare. 11.000, cioè 10.100 kg, quindi sì, tutti. Ah, quello giallo avrebbe anche 180 cavalli, quindi ci starebbe. Ditemi se lo volete vedere questo giallo oppure no, così ci vendiamo l'altro, facciamo un 20.000 euro circa. Vediamo un po' quanto ci dà del nostro, dall'usato. Rifiuta. Per 20.000 euro, cioè ritorniamo in zona 100.000. Comunque fatemi sapere nei commenti. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti i toretti.